iniziamo l'anno in bellezza, soprattutto con una sorpresa a Canora. Infatti sono felicissima di poter ospitare qui l'unica cantastorie donna calabrese. Buon anno, che sia un anno prospero, sereno e felice per tutti voi. Grazie a Michele Leoni che ha accettato di concorrere con noi. Io ho già avuto il piacere di presentare questo libro a Pontremoli quest'estate e ringrazio Antonello Racanelli, nostro socio onorario, più che sono onorario, fondatore e sostenitore di Justo Gustando, che voi tutti conoscete anche nella sua veste di sostituto aggiunto della Procura della Repubblica di Roma. E il professore Antonio Palma, che quest'anno ci onora di essere nostro partner e sostenitore non solo quale giurista e quindi anche di ordinario di diritto romano, direttore della scuola delle professioni forensi di Napoli dell'Università Federico II, ma anche quale artista, nel senso che si occupa anche presidente del Conservatorio di Napoli, e quindi stasera poi ci offrirà anche una sorpresa artistica. Quindi presidente, lei qua troverà una grande accoglienza, tipica della Locride, quindi questa ospitalità che ci vede anche qui. C'è una bella presenza di calabresi, di doc, no? Tra l'altro io ho pure la doppia veste di presidente di questa Confrerie Mondiale della Gastronomia per la Calabria, che la scenderò di sera. Sono lieta di salutare il nostro membro nazionale, il consigliere Anna Calai, che è qui con noi. E poi ringrazio e saluto il nostro magistrato scrittore e sostenitore Angelo Martinelli, lo scrittore più amato del nostro concorso. Il presidente della Camera Penale di Roma, Cesare Placanica, anche lui locrideo, e poi consentitemi dulcis in fundo la nostra socia onoraria, l'avvocato Lucilla Anastasio. Grazie Lucilla di essere qui, tra l'altro infortunata, quindi si è infortunata, è caduta, quindi Lucilla relazionerà per prima sul libro del presidente Leoni, anche perché dopo ha un altro importante appuntamento. Le auguriamo anche un in bocca al lupo, perché è candidata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, quindi speriamo che questa presentazione sia di buon auspicio. E prima di entrare nel vivo della presentazione del libro, vorrei che omaggiarvi del talento artistico di Francesca Prestia, che ringrazio per essere venuta direttamente qui dalla Calabria per noi. Ringrazio mia cugina Liliana Sotira, che mi ha consentito di conoscere e apprezzare il talento di Francesca, e saluto anche Rita Parma Baudile, che ho visto arrivare, dove quest'estate abbiamo goduto del talento di Francesca in una dinner amical a casa sua dinanzi al Castello Carafa, a Roccella. E perché Francesca Prestia? Perché il presidente Leoni, come molti dei magistrati che di prima nomina, vengono mandati a Locri, una terra di confine forse dal punto di vista del Ministero della Giustizia, una terra difficile, come sappiamo purtroppo, anche se bellissima, e quindi volevamo omaggiare, io volevo che il presidente Leoni, che tra l'altro è uno scrittore munifico, perché io ho avuto il piacere di ricevere in dono tutti i suoi libri, il primo scritto nel 92, Un giudice per nessuno, proprio descrive la solitudine del magistrato, ma che è ancora più solitario in una terra come quella della Locride, che si ritrova anche inesperto a doversi occupare di faccende molto delicate. Per cui oggi, presidente, noi vogliamo che lei si riappacifichi con l'idea della Calabria, vogliamo che tramite Francesca lei possa riscoprire, come quel giorno che andò a fare la gita a Caminia, l'avvocato Anastasio, proprio casa lì a Pietragrande, quindi conosciamo lo splendore di Copanello, Soverato, Caminia.
Sicilia, tutta la costa della Riviera dei Gelsomini, e quindi iniziamo con Francesca che vi spiegherà che cos'è oggi essere un cantastorie. Consentitemi anche di salutare un'altra grande artista, nostra socia, che ci onora sempre del suo sostegno e della sua presenza, che è la cantante Gio Di Sarno. Gio, quindi poi la prossima volta invece tu dovrai cantare Napoli, già ci hai fatto questo regalo quando abbiamo iniziato questo concorso, e vi annuncio che tutte le volte, anche grazie all'aiuto del professor Palma, avremo un momento musicale per questi nostri incontri. Vi ricordo che dovete votare, che potete, ognuno di voi può essere un elettore, abbiamo bisogno di elettori, un concorso letterario, e anche se il giudice Martinelli sembra, cerca sempre di raccattare molti voti, voi votate. Quindi vi lascio a Francesca Prestia. A così si conta, a così si dice e si dirà. Fu certo amori, fu certo odio, ammo visti genti tanto tempo fa. Ma chi du chi fu, certo sarà, l'omini non cangia non to tempo che passa. Gioie e patimenti, amori cu tormenti, ricchi e poveracci, non più scamperà. A così si conta, a così si dice, a così si dice e si dirà. Fu certo amori, fu certo odio, ammo visti genti tanto tempo fa. Enta sta Calabria, enta tutta Italia, tanti sui leggenti che fanno storia, tanti sull'amore che restano un tocora, su nuova memoria e chi di chi succa. A così si conta, a così si dice e si dirà. Fu certo amori, fu certo odio, ammo visti genti tanto tempo fa. Oui! Cantare e contare le storie. Cantare e contare il territorio calabrese non è una cosa semplice. Io sono maestra di scuola elementare, di scuola primaria da 26 anni, insegnante di sostegno, e spesso in classe con i miei alunni mi trovo ad affrontare degli interrogativi non semplici, e adesso capirete il perché. Qualche anno fa una mia alunna, nell'ora di filosofia, perché realizziamo anche dei progetti, amica Sofia, dove si riflette insieme, come era tradizione nella Magna Grecia, noi dalla Calabria abbiamo questo virus ormai dal quale non possiamo liberarci, fermarci e pensare e riflettere su quello che accade intorno a noi. Insomma, questa bimba arriva... tecnico sta cambiando qualcosa. Il volume del mio microfono. Sentiamo lo stesso. Sì, questa bimba è arrivata in classe e ha detto: maestra, io non ho capito una cosa, sono molto preoccupata.
Ho detto, dimmi. Dice, ho sentito al telegiornale che una ragazzina di 15-16 anni per 2 o 3 anni è stata abusata da un gruppo di suoi coetanei, e a capo di questo gruppo c'era il suo fidanzato. Tutti sapevano, tutti, a merito Portosalvo, ma nessuno ha denunciato la situazione. Ho detto, sai, cose del genere succedono, sono sempre successe. Sì, maestra, ma com'è possibile che la madre e il padre sapessero di questa situazione di estrema violenza e non denunciassero? Il padre del ragazzo era un 'ndranghetista, è un 'ndranghetista, e quindi neanche il padre e la madre avevano il coraggio di denunciare l'accaduto. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto la ragazza, quando ha visto che in pericolo era anche la sorella, perché avevano puntato anche la sua sorella minore, ha trovato il coraggio di andare dai carabinieri e denunciare. Come si fa a spiegare a una bambina di quinta elementare perché succedono queste cose? Perché un padre e una madre non hanno il coraggio di difendere la vita, la felicità della loro figlia? In un territorio come la Calabria, un territorio come Merito, a volte queste cose succedono perché c'è la presenza della dinamica che paralizza e impaurisce così tanto. Allora io, per rispondere a questa bambina, ho raccontato una storia, la storia di Neferi. E Neferi, raccontavano gli antichi greci, era una ragazzina che amava correre nei prati, rincorrere le farfalle, raccogliere i fiori, ed era felice, era una bella ragazza. Un giorno però si accorse che proprio mentre correva nei prati fioriti, da lontano dei balordi l'avevano puntata. Lei iniziò a preoccuparsi, non li conosceva, era infastidita dai loro sguardi, e chiedeva aiuto ai fiori, ma i giacinti e i gigli erano come alleati con questi balordi. Anzi, gli amorini a un certo punto iniziarono a scagliare delle frecce per cercare di colpirle con le frecce dell'amore e farle innamorare, o interessare almeno. Neferi correva, chiedeva aiuto, ma nessuno gli dava aiuto. A un certo punto il buon Dio dall'alto la vide veramente in pericolo, e quindi, per salvarla, trasformò l'acqua della giovinezza in una nuvola rosa e la fece volare in cielo, perché sapeva che solo in quel modo, lì, lontano da tutti, Neferi sarebbe stata al sicuro. Volevo iniziare a cantare la canzone per loro, per i miei alunni, ma la mia alunna ha chiuso con questa battuta: maestra, ma allora a Merito Portosalvo Dio non c'è. Scusatemi, ha cambiato i volumi, il nostro tecnico ci ha abbandonato. Quindi lo richiamiamo? E non so che cosa ha fatto, però potete richiamarlo, così se meglio. Oppure vediamo se mai fare il corso d'opera cambiamenti. Vado avanti lo stesso, che dite? Sì. È così. Là. Ma il buon Dio che
che vede e ti fa nuvola, che può volare nel cielo azzurro, ora qui nessuno mai ti troverà. Ma il buon Dio che vede e ti fa nuvola, che può volare nel cielo azzurro, ora qui nessuno mai ti troverà. Troverai.